Ciao! Allora, oggi voglio farvi vedere e spiegarvi perché sono sempre così pesante ed continuo sempre a ripetere le stesse cose quando dico che è importante rivolgersi a professioniste qualificate. Sono sicura che tutte le ragazze che dicono di fare dei trucchi o di fare le unghie abbiano comunque, me lo auguro, seguito dei corsi. Spero che comunque sia abbiano una certa professionalità. Spero che almeno sappiano quello che fanno. Ecco, però vedete che questi prezzi così bassi, ho sentito di ragazze che fanno una ricostruzione a 10-15 euro. E sicuramente sono brave, ma questi prezzi così bassi hanno dei rischi. Perché dico questo? Perché nei 10 euro della ricostruzione sicuramente c'è il fatto che va tutto in tasca loro, perché non hanno comunque costi di gestione, di personale o di affitti o anche solo di tasse, perché comunque sia come libera professionista io pago le tasse. Quindi va tutto in tasca loro e possono fare prezzi bassi e ci sta. E anche i prodotti che usano, comunque sia, sono, non dico quelli da mercatino o da cinesi, però ho il dubbio che, anzi non ho il dubbio, lo so per sicuro, sono quei prodotti che si comprano online, che spesso hanno anche dei prezzi abbastanza contenuti, molto bassi. Non sono quelli da cinesi, ecco sicuramente, però anche dai siti italiani, perché ci sono tanti siti italiani che vendono questi prodotti, comunque la vendita online fa sì che non siano testati più di tanto. È vero, sì, sono italiani, è vero, hanno un INCI, è vero, hanno un'etichetta, questo sicuramente, però il loro scopo è vendere e quindi non stanno a preoccuparsi più di tanto. E ovviamente le ragazze, come si dice, dicono: ok, il prodotto italiano, ok, il prodotto è magari famoso perché il sito è super parlato. Dico: ok, li prendo lì e pago 5 euro, 6 euro un gel, va bene, farlo 10 euro. Pago anche 10 euro un gel, ecco, poi mettere un gel a 10 euro e quindi con due ricostruzioni ci ho già guadagnato. Sicuramente. Il problema è, e questo lo dico perché l'ho appena testato, che questi siti di vendita magari hanno dei buoni prodotti, sicuramente, però non li testano. Per questo che io continuo a avere come fornitore mio ufficiale, io sapete che uso i prodotti della Pixnile, che è vero, vende online, sicuramente, è vero, però ha anche dei centri estetici, quindi vende online, ma comunque sia ha in giro per l'Italia, soprattutto dalla parte sud Italia, ha delle nail center. E quindi usi i prodotti anche al pubblico. La differenza di, io dico la Pixnile perché comunque sia e sono mi fornisco da loro, ma ce ne sono vari come la Crystal Nail, ce ne sono vari. Che però sapete benissimo che il prezzo del singolo gel da 15 ml, io poi uso il trifasico, quindi ci vuole il base, il costruttore sigillante, escludendo primer, escludendo tutto il resto. Ogni singolo gel da 15 ml costa a me 30 euro e qualcosa. Capite quindi che non posso fare il prezzo da 10 euro, capite? Lo capite benissimo, perché solo con tre gel sono già a 30, 60, 90 euro, quasi 100 euro di gel. E 15 ml sono pochi. Quindi capite che, però mi fido di loro, perché mi fido di loro come mi fido, dovete fidarvi di chiunque altro che vende. Che sì, i prodotti magari li vende anche online perché il distributore è in tutta Italia, ma che però ha anche dei nail center perché tende a testare di più i prodotti sulle persone e quindi sa come reagiscono sulle persone e quindi può modificarli. Modificare la texture, se sono troppo morbidi, se sono troppo duri, se può dare delle reazioni allergiche, li testa molto più velocemente, mentre questi siti che vendono online, solamente vendita, può andare bene come no. Perché tutto questo discorso? E perché questo fatto di io ho sentito delle ragazze che fanno delle ricostruzioni a 10 euro e io non le potrò mai fare. Uno, perché sono professionista e quindi io pago sulla ricostruzione, ci pago solamente 5 euro di tasse ogni ricostruzione, eh? E quindi non posso fare quei prezzi. Due, perché comunque sia io ho un nail center, sono una professionista con tanto di qualifiche e non posso fare i prezzi così bassi. Tre,
perché rovino il mercato. 4, perché quel prezzo lo potrei fare al massimo a un'amica, ma neanche, perché comunque sia le mie amiche, e lo sapete benissimo, se vengono a farle hanno un prezzo un pochino più basso rispetto a quello del pubblico, ma comunque sia un prezzo accessibile. Cioè, una ricostruzione a un'amica sono sui 40 euro, capiamoci, ok? E lo faccio perché ho dei costi. Ho dei costi di, se volete che ci sia la qualità, la professionalità, la qualità dei prodotti, l'ambiente asettico e la sterilizzazione, che ci siano tutte queste cose, ci sono dei costi, ok? Perché continuo a dire questo e non ne potete più, lo so, perché dato che è una ragazza che sentivo e che conosco anche, che ha fatto un corso di recente e che fa delle ricostruzioni a 15 euro e dice che si rifornisce e usa i prodotti di un sito italiano, sì, e di vendita online, dice che si trova molto bene, dice che comunque sia il gel, ho visto il gel costruttore costa sui 5,90 euro, dico, oh, perché? Ho detto, ma proviamo, l'ho voluto provare su di me, ovviamente, non userò mai i prodotti che non conosco sulle persone, ho voluto provare, dico, dai, proviamo, sito italiano, è tutto sicuro, il feedback è super positivo, lei si trova molto bene, proviamo, ho provato a comprare. Ho preso quindi 5,80 euro ed ogni gel, sinceramente il prezzo è buono, non è quello cinese, ma il prezzo è buono. Proviamo. Ho provato a fare una ricostruzione, ok? L'ho provata ieri. E premetto che ho usato tutti i loro prodotti, quindi tutto monomarca, quindi ho usato il primer, ho usato il gel base, il gel costruttore e il gel sigillante loro, ok? Quindi la ricostruzione è normale, però con i loro prodotti. Mi è partita un'allergia. Un eritema alla pelle che non vi dico. Ve lo mostrerò, forse si vede. Ok? Si vede malissimo, poi lo inquadrerò meglio. Però guardate solamente il braccio quanto è gonfio. E poi sembra una scottatura solare, davanti è gonfio e scotta. Sono sotto cortisone. Vi dico solo questo, sono sotto cortisone per una ricostruzione unghie con quei bellissimi prodotti. Qui mi sono venute tutte le bollicine, anche nelle mani, dato che ogni unghia l'ho fatta, ci sono le bollicine in ogni dito, poi ve la inquadrerò meglio, ve la farò vedere. E se questo succedeva su una cliente? Cioè, ho risparmiato dei soldi, è vero. Ma se questo succedeva a una cliente, io che figura ci faccio? Che già che può succedere anche con i prodotti più costosi, più famosi, più ottimi di questo mondo, ma una cosa del genere è folle. Io non posso permettermi di andare su una cliente e fare un usato del genere. Uno mi denuncia. E voglio vedere io denunciare una di quelle ragazzine che lo fanno. Non gli succede niente. Se denuncia me, ci va della mia professione ed è rischio anche. Due, non viene più nessuno. Ah, beh, ci credo. Ma guardate che lavoro, cioè, io stanotte non ho dormito dal prurito che faceva, è un eritema della pelle. Quindi sono andata a finire sotto cortisone con le pomate, sperando che mi passi in tempi brevi. Non posso, sensibilissima al caldo. Quindi ora vi inquadrerò meglio tutto quanto. Però ragazze, davvero, attenzione, attenzione a tutte quante. Io non ce l'ho con chi fa le ricostruzioni a basso prezzo, assolutamente. Magari sono anche professioniste, anche se non ci credo. Usate prodotti sicuri, mi raccomando. Non solo con le unghie sicuramente, perché comunque sia andiamo a intaccare la pelle, ma anche con il make-up, ma anche chi dice di essere truccatrice, comunque sia. Se questa cosa succedeva sugli occhi, mamma mia, non ci voglio pensare. E non col gel ovviamente, ma magari usi un prodotto che dicono sì, è buono, sì, costa meno. Ragazzi, io uso solamente prodotti e anche i miei trucchi sono comunque sia prezzi abbastanza alti perché comunque sia ho dei costi dietro, però i prodotti sono sicuri, cioè sono quelli che usano le MUA in tutto il mondo, e sicuramente può avere una reazione allergica, però sono testati ofmologicamente e può essere molto 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 più rada come cosa. Pensate se succedeva una cosa del genere mentre truccavi sulla pelle o sugli occhi, mamma mia, non ci voglio pensare davvero. È proprio roba da galera, secondo me. Ma continuerà, temo, a succedere. Quindi, ragazze, davvero, evitate, almeno che non sia la vostra amica, che lo fa a gratis, perché deve fare pratica, ok? E che quindi
gratis ci può stare, perché comunque sia è una vostra amica, ma pagare 15 euro, 10 euro appena di costruzione e vi capita questo, affidatevi alle professioniste. Io mi auguro davvero che passi questa legge dove comunque sia devono essere iscritte a un albo. Me lo auguro che dove dobbiamo essere iscritte a un albo, dove dobbiamo comunque dimostrare quello che facciamo, perché sarebbe davvero una tutela per voi consumatori. Ora vi mostro le foto perché così vedete davvero che cosa sta succedendo alla mia pelle. Io sono ridotta malissimo e spero che non capiti mai a voi, perché finché lo fate su di voi a uso personale, comunque sia, dici ok, può succedere, e poi lo sai, dici cavolo, ho buttato via 20 euro, via, basta. E poi vi accorgete di cosa state passando. Ma se lo fate sulle clienti, no, pensate se foste voi. Siete voi che pagate poco, ma vi succede questo. Io dico che paghereste un pochino di più, ma che siete sicuri di quello che succede. Vi mostro le foto. E spero di essere stata utile. Se volete i commenti cattivi, che ci sono sempre, fate pure, ma io voglio essere sincera con voi. Ora vi mostro le foto. Eccoci, allora, vediamo se riesco a farvelo vedere un attimo. Dunque. Vedete che ho tutte queste, ecco, così si vede, tutte queste bollicine, ok? Queste bollicine rosse, che fanno un prurito che non vi dico. Stessa cosa anche sulla parte superiore della mano, guardate qui, questa qua centrale, guardate che lavoro, ecco. Sulle dita, qui, su ogni singolo dito, vedete che lavoro? Cioè, ditemi voi se è possibile una cosa del genere. E poi continua. Utile, e ora capite perché continuo sempre, sempre, sempre a stare pesante su questi argomenti, perché per me sono importantissimi. Alla prossima.